unire il disabile con l'abile, il normodotato con colui che ha avuto una sfortuna, magari ha avuto un incidente stradale o magari una malattia, in modo tale da poter interagire per lo stesso scopo, lavorare insieme per poter prevenire il male, prevenire l'incidente e soprattutto valorizzare con lo sport anche la ripresa. Effettivamente insieme ai bambini oggi a Pietralicola si svolge la festa provinciale del mini basket e questa è una particolarissima gara, una staffetta tra runner, cicloni, quindi ragazzi con handbike che hanno avuto un incidente e piccoli ciclisti. È stato Dario Valeriani, vice sindaco e assessore ai servizi sociali del comune di Pietraligure, a spiegare le ragioni della doppia manifestazione Sport Senza Barriere e Festa del Volontariato. Una giornata sul significato sociale dello sport, con tanti bambini e atleti normodotati e diversamente abili che hanno affollato la cittadina pietrese, oltre agli stand dedicati alle 25 associazioni di volontariato che hanno così potuto far vedere la loro preziosa attività. È stato stratosferico, è venuta fuori una bella manifestazione, ne siamo contenti, è piacevole. Speriamo che ci possano altre ripetere in altri comuni della Riviera, per far vedere appunto che ci si può divertire assieme, disabili e non disabili ci si può divertire ugualmente assieme. Beh, una giornata perfettamente riuscita in un paese che ha fatto di questa sensibilità una sua virtù. Siamo molto contenti, la gente l'ha apprezzato, la gente è tanta e soprattutto è tanta e ci riconosce questa grande sensibilità. Siamo molto contenti, ne abbiamo fatto veramente una vocazione e la portiamo avanti. Pietra è una città veramente a dimensione per tutti.